Nella scorsa puntata ti ho parlato della commedia e del film 6 gradi di separazione, che hanno contribuito alla popolarità della teoria oggetto di questo episodio. Ma ho anche insinuato qualche dubbio sull'effettiva esistenza di questa teoria, dubbi che verranno definitivamente chiariti alla fine di questa puntata. Ti ho parlato poi del racconto scritto dall'ungherese Carinthy e dalle lettere inviate dallo psicologo americano Milgram, che sono stati rispettivamente il primo racconto a parlare in qualche modo di 6 gradi di separazione ed il primo esperimento che ha rilevato una distanza di circa 6 passaggi tra due persone scelte a caso. In questa seconda e ultima puntata concludo il racconto presentandoti altre 4 persone che con le loro idee e le loro scoperte hanno contribuito non tanto a rendere famosa la teoria dei 6 gradi di separazione, ma almeno a chiarirne i diversi aspetti. Riprendiamo la nostra storia dal nuovo protagonista, il professore Paul Erdős. Paul Erdős, ungherese come il primo protagonista della nostra storia, è stato uno dei più grandi matematici della nostra epoca. Non si sposò, non ebbe figli né una moglie. Dal 1946 fino alla sua morte nel 1996 ad 83 anni, visse come un nomade, sempre in giro per il mondo. Si presentava a casa di un amico matematico, dove lavorava con lui per alcuni giorni, con molta energia peraltro, grazie anche all'uso di anfetamine, e quando l'ospite era KO a furia di ragionare, ripartiva in cerca di altri colleghi e di altri problemi da risolvere. I introduce myself as a joke like this. Now it takes a little bit of explaining. PGOM means poor great old man. And the first LD means living dead. You get that title when you are 60. AD, the second means archaeological discovery, when you are 65, and this means legally dead when you are 70. Well, now they asked me, what will you say when you are 75? So I found the word CD, which means count dead. Scrisse ben 1500 articoli ed è famoso tra le altre cose per quello che viene detto numero di Erdős. 511 matematici hanno scritto un articolo direttamente con Erdős. Tutte queste 511 persone hanno un numero di Erdős pari a 1. Chiunque non abbia scritto un articolo direttamente con lui, ma con una delle 511 persone che l'ha scritto direttamente con lui, ha un numero di Erdős pari a 2 e così via. Ma non è per il numero che porta il suo nome che ti sto parlando di Paul Erdős. Abbiamo detto che Stanley Milgram ed una serie di ricercatori dopo di lui avevano dimostrato empiricamente l'esistenza di una relazione che individuava in circa 6 il numero di passaggi necessari a connettere due persone. Ma gli scienziati, come abbiamo detto, volevano di più e cercavano un modello matematico. Gli studi di Erdős furono fondamentali proprio per le successive ricerche sul modello piccolo mondo. Erdős in particolare studiò i grafi casuali. Cos'è un grafo? Possiamo definire un grafo come un concetto matematico che serve a descrivere la relazione tra degli oggetti. Immagina un gruppo di persone che sono in una palestra ad assistere ad una partita. Immagina che la palestra sia un foglio bianco e per ogni persona disegniamo un punto su questo foglio. Stabiliamo inoltre che quando due persone si salutano, i due punti relativi vengono collegati da una linea retta, che rappresenta la loro relazione, il fatto che si conoscono. Quello che si viene a creare è un groviglio di linee che uniscono dei punti. Questa rappresentazione, che apparentemente non ha nessun significato, in matematica si chiama grafo. Ora, generalizzando l'esempio della nostra palestra, i grafi possono essere usati per rappresentare le reti sociali, che apparentemente non hanno una struttura evidente, sembrano appunto essere casuali. Se quanto stiamo dicendo fosse vero, le strutture sociali potrebbero essere rappresentate con dei grafi casuali, e Paul Erdős aveva studiato appunto i grafi casuali. E cosa scoprì di così sorprendente Paul Erdős? Riuscì a dimostrare matematicamente che, considerando tutti gli abitanti della Terra e rappresentando le loro relazioni con un grafo casuale, il numero di passaggi necessari per collegare una persona con qualsiasi altra era di circa 6. Quindi, se sul nostro foglio bianco disegnassimo 7 miliardi di punti e li unissimo casualmente, potremmo andare da un qualsiasi punto a qualsiasi altro in soli 6 passaggi. Però c'è un però. Io, tu, la zia del paesino di campagna, non conosciamo delle persone a caso. Se il grafo casuale rappresentasse davvero le relazioni sociali, allora tutti noi potremmo avere delle relazioni o potremmo essere connessi con delle persone in Russia, in Nuova Zelanda, in Argentina, persone a caso in giro per il mondo, insomma. Ma è chiaro che non è così.
In quanto animali sociali, viviamo in un quartiere e frequentiamo un luogo di lavoro o una scuola, e quindi conosciamo amici, parenti, colleghi, compagni di classe, che non solo conoscono me, ma che si conoscono anche tra di loro. Nella realtà, quindi, gli abitanti del pianeta non sono connessi a caso, ed i grafi casuali studiati da Erdos non tengono conto dei cosiddetti nuclei sociali, che invece sono una caratteristica delle reti di relazioni. Il punto è che all'interno di una rete sociale una persona ne conosce altre, ma queste si conoscono tra di loro, creando appunto delle sovrapposizioni e delle ripetizioni. Quindi torniamo al nostro foglio con 7 miliardi di punti e proviamo ad unirli in un modo più ragionevole, quindi non a caso, ma rispettando uno dei principi più ovvi alla base di una comunità. La gente tende a conoscere chi frequenta gli stessi luoghi e in un'area ristretta sono in molti a condividere le stesse conoscenze. Quello che si forma in questo modo è un cosiddetto grafo ordinato ed in questo caso il numero di passaggi per collegare la zia del paesino di campagna al pastore neozelandese può arrivare anche a 10 milioni. Nell'esempio a video vedi un grafo regolare ottenuto connettendo le persone in modo da rispettare il fatto che noi conosciamo in realtà chi ci è vicino e non persone a caso. Così facendo però, in assenza delle connessioni casuali di cui ti ho appena parlato, come puoi vedere, per raggiungere qualcuno dall'altra parte del mondo ci possono volere anche molti passaggi. Nell'esempio ne vedi 13, ma se sul foglio disegnassimo realmente 7 miliardi di persone avremmo in quel caso appunto fino a 10 milioni di passaggi. Quindi i grafi ordinati non rispettavano i risultati empirici degli esperimenti di Milgram. Grafi ordinati o disordinati, quindi? Facciamo il punto della situazione. Da un lato abbiamo i grafi casuali di Erdos, che non rappresentano le relazioni sociali reali, ma sono caratterizzati dal poter connettere due abitanti qualsiasi della Terra in soli 6 passaggi. Dall'altro abbiamo invece i grafi ordinati, che rappresentano correttamente le relazioni sociali, ma che richiedono troppi passaggi per collegare due abitanti a caso, e quindi non rispettano i risultati empirici trovati da Milgram. Quindi, esiste o no una teoria dei 6 gradi di separazione? Esiste almeno un modello matematico che descrive formalmente le reti sociali? Alla fine degli anni 60 la risposta è no, ma adesso... Siamo quasi alla fine del nostro viaggio. Dopo Carinthi nel 1929, Erdos alla fine degli anni 50 e Milgram nel 1967, arriviamo al 1973 dove troviamo il quarto protagonista, il professor Mark Granovetter. People think social networks is a new idea, a new thing to study. And in fact, anthropologists started talking about social networks probably in the 1930s. And mathematicians were talking about them in the 1950s. Ed il professor Granovetter era rimasto affascinato dagli studi di Milgram di qualche anno prima. Fino ad ora, parlando di grafi e di relazione con le persone, non ti ho parlato di una caratteristica fondamentale, ovvero dell'intensità dei legami delle relazioni tra le persone. Intuitivamente è facile capire che i legami non sono tutti uguali. In termini generali possiamo definire come legami forti quelle relazioni che uniscono i familiari, i parenti, gli amici intimi o i colleghi con i quali passiamo molto tempo insieme. E deboli i legami con persone che conosciamo più superficialmente. I legami forti in genere sono quelli che caratterizzano i nuclei sociali. Prendiamo ad esempio un gruppo di amici. La maggior parte dei componenti del gruppo sarà connessa con tutti gli altri. E se un amico è connesso in maniera forte con altri due, sarà molto probabile che anche queste altre due persone siano connesse in maniera forte tra di loro. Ma perché ti parlo dell'intensità dei legami? Perché il professor Granovetter scoprì quello che a prima vista sembrava un paradosso. E questo paradosso impatta proprio sul calcolo dei gradi di separazione. Yeah.
Il paradosso è che sebbene i legami forti sembrino indispensabili a tenere insieme la rete, per quanto riguarda i gradi di separazione non sono affatto importanti. I legami cruciali sono quelli deboli, che lui definì ponti sociali. Quindi prendiamo ad esempio i dipendenti di due aziende diverse, l'azienda A e l'azienda B. All'interno di ogni azienda i legami sono forti, quantomeno la maggior parte dei legami sono forti, perché ci sono colleghi che passano molto tempo insieme tra di loro. Un giorno Anna, una persona dall'azienda A, incontra Barbara, una persona dall'azienda B. A questo punto, per il semplice fatto che Anna e Barbara si sono conosciute, dal punto di vista dei gradi di separazione, tutte le persone dell'azienda A sono connesse con tutte le persone dell'azienda B, grazie appunto alla relazione che c'è tra Anna e Barbara. Se una qualsiasi persona dell'azienda A dovesse lasciare l'azienda, le altre persone dell'azienda A continuerebbero comunque a essere connesse con le persone dell'azienda B. Se però si dovesse interrompere la relazione tra Anna e Barbara, quindi tra A e B, per quanto debole si romperebbe di fatto un ponte sociale tra due nuclei. Il paradosso quindi è che i legami deboli sono molto più importanti dei legami forti, perché tengono insieme la rete sociale. Sono le scorciatoie tra nuclei che, se interrotte, fanno disgregare la rete. I ponti sociali, i cosiddetti legami deboli, sono fondamentali. Senza i legami deboli, una comunità non sarebbe altro che un insieme di tanti gruppi isolati tra loro. Quindi stiamo per scoprire come siano proprio i legami deboli scoperti da Granovetter a completare la nostra storia ed a permettere finalmente di trovare un modello matematico per verificare l'esistenza della teoria dei sei gradi di separazione. Ok, ultima fatica e abbiamo finito. Arriviamo al 1998 e incontriamo gli ultimi due protagonisti della nostra storia, che sono due matematici, Duncan Watts. I'll be talking about a series of research projects that I've worked on over the years with my colleagues at Yahoo Research and more recently Microsoft Research. But I want to start off by just sort of talking about what I mean by contagion and social contagion. E Steven Strogatz. Kids do seem to find some fun in math through the way I teach it. And it's not me, it's the subject. If the subject is conveyed as it really is, it's very playful. Questi due scienziati, dopo diverse simulazioni al computer e svariati tentativi, riuscirono finalmente a trovare un modello che avesse le due caratteristiche fondamentali che abbiamo incontrato nella nostra storia. Un'alta aggregazione locale, cioè un modello che fosse in grado di rappresentare i nuclei sociali, le persone conoscono persone a loro vicine e non persone a caso, e un basso grado di separazione. Le lettere dal Nebraska a Boston arrivarono in pochi passaggi, ed anche gli esperimenti successivi ottennero pochi passaggi per connettere due punti. Il modello matematico doveva avere questa caratteristica. Il modello trovato da Watts e Strogatz, chiamato grafo piccolo mondo, è di fatto un grafo ordinato, quello che richiedeva 10 milioni di passaggi per passare da un punto ad un altro, nel quale viene inserito un pizzico di casualità. Ma questi pochi legami casuali, che di fatto sono i legami deboli, cioè i ponti sociali che uniscono i nuclei, hanno un altissimo impatto sui gradi di separazione. Ma non solo Watts e Strogatz trovarono la soluzione ad un problema aperto da decenni, ma scoprirono anche che il grafo piccolo mondo era valido in tantissimi ambiti diversi. Ad esempio, prendiamo il database degli attori disponibile su imdb.com. Questo può essere rappresentato come un grafo piccolo mondo. Anche un attore alle prime armi, che ha magari girato solo un film, in soli 6 passaggi può essere connesso a Sylvester Stallone o Robert De Niro. E risultati simili si hanno anche analizzando le connessioni dei neuroni del cervello umano o la stessa internet. There are no dancing bears, no women with beards, no huge tents or elephants, no horses. There are rumors in the air, though, the giants are coming. There are no rock bands here, no gigantic screen, no queen or Olympic torch. One thing. The giants are coming. The police and the volunteers.
concludere, dobbiamo dire che grazie alla diffusione dei social media sono stati effettuati diversi nuovi esperimenti in molto meno tempo e coinvolgendo un numero molto maggiore di persone rispetto all'esperimento di Milgram. Facebook, ad esempio, nel 2016 ha utilizzato la propria rete da quasi 1,6 miliardi di persone per calcolare il grado di separazione tra due utenti di Facebook. Da quante persone quindi dobbiamo passare per arrivare a una persona che vive in Nuova Zelanda, a Will Smith o a Cristiano Ronaldo? Ti lascio il link della ricerca in descrizione. Comunque, il risultato è che in media sono necessarie 3,57 connessioni, quindi quasi 4 passaggi. Diciamo quindi che mediamente ognuno di noi può andare da qualunque altro utente di Facebook in 4 passaggi. Ed ancora, la rete di connessioni di Facebook è una rete a piccolo mondo. Anche se la teoria dei 6 gradi di separazione è un'opera teatrale e una locuzione popolare, ci sono state comunque anche ricerche più recenti che hanno riscontrato un risultato vicino al 6 come numero di passaggi. Peraltro, tra il 1997 e il 2000 è stato online un social media, da molti indicato come il primo social media, comunque ormai dimenticato e sconosciuto ai più, che si chiamava proprio sixdegrees.com. Fu uno dei primi esempi di social media della forma moderna, come Facebook e LinkedIn, per capirci, e riuscì a coinvolgere circa 3 milioni e mezzo di persone all'apice del successo. Se non esiste una vera e propria teoria dei 6 gradi di separazione, si tratta più che altro di una serie di ipotesi, esiste però una teoria del piccolo mondo che ci permette di avere un modello matematico con il quale effettuare delle analisi e delle simulazioni. Reti diverse hanno valori diversi per quanto riguarda il numero di passaggi necessario a collegare due punti qualsiasi. Tuttavia, in tutte queste reti il numero di passaggi è piccolo perché hanno tutte la stessa semplice struttura. Prendi un nucleo di elementi connessi tra loro che formano i nuclei sociali. Nel caso di Facebook è il gruppo dei tuoi amici più stretti, quelli che si conoscono anche tra di loro. Ed aggiungi qualche connessione di lunga distanza, quelle che Granovetter ha definito ponti sociali. Facendo il parallelo con Facebook ancora, sono le amicizie più deboli, le amicizie con le persone che conosci meno, ed ottiene un piccolo mondo. E tutto questo grazie alla fantasia di uno scrittore ungherese di inizio Novecento. Chissà cosa porterà allora la fantasia di J.J. Abrams. E qui finisce l'episodio sui 6 gradi di separazione, che spero ti sia piaciuto. La prossima sarà la prima di 3 puntate del nuovo episodio sulla gamification, nella quale ti parlerò delle origini del gioco. Per ora è tutto, alla prossima puntata, ciao! Se vuoi restare aggiornato con i miei video, iscriviti al mio canale YouTube o seguimi su LinkedIn. Se il video ti è piaciuto, puoi contribuire al progetto mettendo un like o condividendolo su uno dei tuoi canali social. In descrizione trovi tutti i link agli approfondimenti, oltre al link per la playlist su Spotify per ascoltare tutte le canzoni che ho selezionato per questa puntata. Presentava a casa di un amico matematico con il quale lavorava per diversi giorni, con molta energia peraltro, grazie alla dieta a base di anfetamine. E scopriremo quanto sia meritata questa fama. Mazza, proprio adesso l'ambulanza. Mannaggia.